Sono Massimo D'Onofrio e ho conosciuto Stefano Pino a Milano ormai mesi fa. Mi parlava con grande passione della sua petizione che voleva introdurre in Italia, a quei tempi aveva già superato le 100.000 firme, ed era entusiasta del fatto che persino sul blog di Beppe Grillo se ne fosse discusso e quindi era sicuro di riuscire a raccogliere le firme necessarie per portare avanti questo discorso a livello italiano. Mi ha appassionato questa idea e quindi ho voluto aiutarlo, innanzitutto un po' come coacher, questa è un po' la mia professione. Io sono attivo a livello politico in Ticino, in Svizzera, sono nel consiglio comunale del mio comune, Luzzano. Sono stato candidato per il Parlamento a livello cantonale e così ho dato qualche consiglio su come muoversi a livello politico in modo molto neutrale in Italia. E fortuna vuole che questa petizione ha raggiunto, grazie all'appoggio anche di un parlamentare italiano, il Parlamento italiano, con un disegno di legge presentato in giugno nel Parlamento italiano. Quindi la petizione ora, con il mio aiuto, stiamo cercando di portarla a livello internazionale. Quindi abbiamo fondato un nuovo sito web, www.h2petition.net. Su questo sito invitiamo tutti ovviamente a partecipare, invitare gli amici, anche chi abbia già firmato la petizione prettamente italiana sull'idrogeno è invitato caldamente a rifirmare questa nuova petizione ora a livello internazionale. È promossa appunto da Stefano Pino come ideatore originale e da me, Massimo D'Onofrio, come promotore diciamo aggiunto, nonché ideatore dello scopo di questa petizione a livello internazionale. Allora, lo scopo è di introdurre un emendamento al trattato per i cambiamenti climatici presso l'evento che si terrà a Copenaghen, chiamato COP15, e questo evento si terrà nel 2009. Quindi abbiamo poco tempo, abbiamo poco più di 2 anni per prepararci a formulare questo nuovo emendamento e un po' valutare anche vantaggi e svantaggi di come presentarlo, perché siamo uno stato embrionale, abbiamo l'esperienza ovviamente nazionale italiana molto preziosa che sta andando avanti con i ritmi legati alla politica, però ci attendiamo anche un aiuto a livello internazionale. Devo dire che questa petizione sta iniziando a prendere una grande visibilità a livello internazionale, quindi ringrazio tutti per il vostro aiuto, il vostro supporto e ancora una volta ricordo il sito www.h2petition.net. A presto e grazie. Salviamo e grazie.